recensione richiesta tramite donazione Patreon da Enrico Raspadori, che mi chiede di parlare del film del 1998 italiano di Claudio Caligari, L'odore della notte. Un noir al contrario, quasi un noir grottesco, in alcune scene comicissimo, come durante la rapina a casa di Teltoni con un grande Giallini che gli vuol far cantare Cuore matto. È una storia ispirata a una vera storia di una banda di periferia di fine anni 70. È un film praticamente unico forse nel panorama italiano, specialmente degli anni 90. È Remo, interpretato da Mastandrea, è un giovane poliziotto che però si è rotto il cazzo e inizia a fare la rapina in una maniera molto semplice. Decide di rubare solo ai ricchi, alle grandi ville, segue questi, entra, si fa aprire come fosse nulla, nulla fosse, poi entra, non fanno vittime, non fanno cazzi e svuotano tutto, perché dicono che così è una specie di esproprio proletario, perché così la condizione sociale nostra deve migliorare, e loro fanno tutto questo in realtà perché poi si vorrebbero comprare ad aprire un bar. È un film, secondo me, bellissimo questo, non vi voglio raccontare più di tanto perché questo L'odore della notte uscì in sordina, eppure non carsi un film del genere è veramente crudeltà, perché Caligari mette in scena una storia meravigliosa fatta di una periferia borgatana romana fine anni 70, che ormai aveva perso tutto il fascino della borgate fine 60, inizio 70 pasoliniani, dove ormai più che la piccola prostituzione e comunque i piccoli gesti alla Cattone regnava veramente la criminalità, quella tosta, e soprattutto incominciava a venire fuori Camorra, Andrangheta, insomma le periferie anche italiane delle grosse città iniziavano a spostarsi verso un altro tipo di pensiero che non era quasi più quello che pasoliniano prima, ovvero proletario e quindi quasi sempre diciamo sinistrorzo. Le motivazioni sono vaghe e politiche, un po' anarchico quello del nostro, non sono ciò che porta avanti il film, però sono una cosa importante perché in realtà ti spiega un po' meglio l'Italia dell'epoca. E poi Caligari, secondo me, è uno che dirige gli attori, da dire, Giallini e Mastandrea fanno una parte straordinaria per un film fotografato in modo splendido, montaggio a di poco fantastico, ed è un film che dichiara in realtà l'impossibilità per chi non nasce con i soldi, per chi non riesce a fare qualcosa con fortuna o leccaggi di culo, l'unica soluzione sia quasi in Italia quella per forza di essere dei criminali. E Caligari anche per questo è un regista che ha fatto 3 film in 40 anni di carriera, perché questo, Amore tossico e Non essere cattivo, sono 3 dei film post-pasoliniani più belli che abbiamo avuto in Italia, sono dei film quasi felliniani, dei film anche grotteschi, dei film meravigliosi, e come al solito il nostro era troppo impegnato politicamente, troppo restio a farsi qualsiasi tessera politica, e quindi il nostro Caligari ha fatto festa, e quindi anche questo L'odore della notte non è stato spinto il giusto, perché comunque secondo me è un piccolo capolavoro del cinema italiano, è uno dei film anni 90 più belli che siano usciti in Italia assolutamente, è un film dal ritmo, come ho detto, micidiale, ironico, pieno di battute, pieno di tensione, perché il nostro sa costruire anche questa, un noir quasi al contrario, che quando deve essere teso ironizza, quando deve ironizzare diventa teso, il sociale non manca, gli attori sono perfetti, le musiche sono fantastiche, per me qui Caligari aveva un'altra volta idea di essere uno dei nostri migliori registi dagli anni 80 in poi, e quindi chiaramente ha fatto solo 3 film prima di, poverino, di morire, di riuscire a vedere anche finito Non essere cattivo, che è stato finito appunto da Mastandrea con i suoi soldi. Quindi che vi posso dire, il link è qui sotto, grazie a Enrico Raspadori per aver fatto parlare di Caligari anche per 2 minuti, perché male non fa mai, se c'è ancora, ripeto, il link è qui sotto dell'Odore della notte, un film per me imprescindibile, uno dei migliori film italiani negli ultimi 30 anni, come gli altri 2 di Caligari, scusate, che sono anch'essi imprescindibili, io me li prenderei tutti e 3 qui sotto, cioè, e L'odore della notte ha sempre l'ultima parola, tocca a voi.